Presso l'aula Sabatino Moscati della Facoltà di Lettere e Filosofia di Tor Vergata si è tenuta la cerimonia di chiusura della quinta edizione del corso Cultura della Moda. Rossana Buono e Daniela Blasi, la direttrice e la coordinatrice del corso, hanno introdotto il convegno presentando i tanti docenti che hanno collaborato al corso e le diverse attività svolte, in particolare raccontando l'esperienza in Cina a Shenzhen. Abbiamo visto che alla cerimonia conclusiva hanno partecipato e sono intervenuti diversi esponenti di diverse discipline. È questo forse il gioiello di questo corso? Esattamente, proprio questo taglio così eterogeneo. Cerchiamo di dare una panoramica ampia di tutto quello che può essere le contaminazioni e le correlazioni con la moda. Quindi escono da qui forti, con un bagaglio culturale di tutto quello che può essere per loro utile per immettersi nell'universo moda. Institute of Fashion Technology di Pechino si è messo in contatto col nostro corso Cultura della Moda qui a Tor Vergata e intende stabilire un accordo bilaterale per mandare studenti cinesi per apprendere la cultura della moda. Quindi è un vero e proprio trapasso di nozioni. Speriamo che sia tale perché i cinesi hanno le idee molto chiare, cosa vogliono, come lo vogliono, in quanto tempo devono esaurire la loro esperienza e non dico che ci considerano fornitori di servizi, ma comunque non sarà facile, dovremo porci su un piano parallelo per, come dice lei, affinché sia uno scambio reciproco culturale. Il preside di facoltà, Rino Caputo, ha salutato i relatori e ha rilasciato qualche anticipazione sulla prossima edizione. Ci sarà una sesta edizione? Penso proprio di sì, perché proprio dopo il saluto ho già sentito, diciamo, degli impegni concreti e addirittura non escludo un rapporto anche con una domanda, dall'estero. L'attrice Lunetta Savino, in qualità di ospite d'onore, ha raccontato il suo personale rapporto tra moda e recitazione. Come dicevo a Rossana Buono, sono contenta di parlare di questo perché in assoluto per me è il primo impatto con il personaggio. Vabbè, se noi pensiamo all'arte dell'attore, io penso sempre che, cioè, il riferimento iniziale è quello del gioco che fanno i bambini. Insomma, i bambini quando sono piccoli dicono facciamo finta che io ero. E la prima cosa che si fa ci si traveste. Cioè si usa quello che si ha a disposizione, gli accessori che si hanno e ci si cambia, ci si traveste da quel personaggio che si va a interpretare. Questo parliamo proprio della base, diciamo, no? La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati.